Io non ho immagini, non ho ricordi, non ho... È stato come un terribile incubo che si andava via via sviluppando, ma dal quale non riuscivo a svegliarmi. Quello che vedremo è un relitto composto di 2000 frammenti. Io credo che questi 2000 frammenti siano un po' la metafora del nostro percorso e anche della situazione attuale. Sappiamo alcune cose, non sappiamo tutto. E di fronte a questi frammenti, non al tutto, io credo che abbiamo l'impegno di rinnovare ancora una volta con grande forza l'impegno di cercare e di trovare insieme la verità. Quello che di sicuro inauguriamo oggi non è la pietra tombale di un relitto, ma inauguriamo la custodia preziosa di un impegno che ogni anno è sempre più determinato e fresco. Siamo però, ci vergogniamo di come dall'alto queste cose vengono oscurate. Ma come si fa a oscurare una cosa così lampante? Basta guardare l'ala spezzata. Come si fa un aereo a spezzarsi verso il basso l'ala? È una prova davanti ai nostri occhi. E poi un pilota che sta volando, tutto il colpo dice guarda. Non c'è nessun'altra parola nel vocabolario che comincia con guarda, in italiano. Dice guarda. Cosa può vedere col sole a destra? Può vedere qualcosa a sinistra che appare, che prima non c'era, e fa carità proprio dove c'è l'ala che si rompe. E in quel momento si interrompe la corrente. Come fa a interrompersi la corrente in un aereo? Vuol dire che qualcosa ha centrato i fili elettrici che portano la corrente alla cabina. Cioè, non ci vuole un genio. È lampante qui davanti ai nostri occhi. Si tratta di un progetto al quale l'associazione, come vi dicevo prima, ha lavorato da molti anni e che nasce dall'esigenza primaria e irrinunciabile di evitare che il relitto del 19 Itavia, ripescato dal Tirreno e ricomposto a pratica di mare per effettuare le varie perizie, potesse andare irrimediabilmente disperso in qualche discarica, perduto. Intanto, perché era, come voi tutti capite, il testimone protagonista della vicenda e aveva accompagnato nell'ultimo viaggio, fino agli ultimi attimi di vita, le 81 vittime innocenti, i nostri cari. Nella storia recente del nostro paese, la strage di Ustica è per ora la storia di una indeterminatezza giudiziaria contrapposta alla ineccepibile verità del dramma in cui persero la vita 81 persone. Questo museo dice che Ustica, da oltre 26 anni, continua a essere sinonimo di giustizia mancata. Dice che non devono essere abbandonati gli sforzi per la verità, per chiarire ciò che avvenne nel cielo un bel 27 giugno del 1980. Ustica, come la stazione di Bologna o come Piazza Fontana, non saranno dimenticate e anzi serviranno da monito per ricordare una tristissima stagione italiana, fatta anche di depistaggi, di indagini tutt'altro che limpide, contrapposte invece agli sforzi, all'impegno di tante donne e uomini delle istituzioni, di magistrati onesti, sostenuti da un movimento di opinione che ha pochi riscontri, non solo in Italia. Il relitto del 19, le povere cose di quelle 81 vittime, rinnoveranno il dolore dei parenti e di tutti noi. Sono lì, collocate in uno straordinario contenitore. Sono legate dal filo della cultura e della capacità creativa di un artista generosissimo, Christian Boltanski. Ne vedrete e ne apprezzerete non solo il valore, ma la grande forza evocativa, quella che servirà a parlare
alla nostra comunità e in primo luogo alle ragazze e ai ragazzi della nostra comunità. I resti del 19, l'allestimento, anche il rinnovarsi del dolore e la presenza dei familiari qui quest'anno, ancor più numerosi degli anni scorsi, sono la condizione per poter affrontare il tempo che sta di fronte a noi. Ce qui m'a semblé et ce qui reprend mes conceptions personnelles, c'est que l'important ce n'est pas 81 personnes, mais que c'est toujours une plus une plus une. Et que chaque personne est différente et unique. Et donc j'ai voulu montrer l'unicité de chacun. Et ce qui est pour moi terrible des accidents, c'est que c'est comme si on arrête quelqu'un en train de marcher vers un but. C'est-à-dire que chacun de nous a dans la tête ce qu'il va faire ce soir ou demain ou la semaine prochaine. Et puis cette chose ne peut pas arriver. Donc j'ai essayé d'imaginer ce que chacun pouvait penser au moment de la catastrophe, qui sont des choses tout à fait banales, qui sont des choses tout à fait ordinaires, mais qui sont des choses plutôt liées à l'avenir et pas au passé. C'est-à-dire que je ne voulais pas faire un travail sur le passé, mais sur cet avenir qui s'est arrêté. Et donc il y a là toutes ces voix qui parlent de ce qui aurait dû arriver. Je voulais aussi que ce soit, disons, relativement abstrait, parce qu'il y avait un grand problème pour moi qui était de ne pas blesser les familles. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'il y ait ni de photographie, ni même de nom. Et que j'ai mis ces miroirs noirs qui, finalement, chacun se voit dans ce miroir. Et ces voix que l'on entend sont les voix de ceux qui sont morts, mais ce sont aussi nos voix, et c'est les voix de chacun qui sont là. Pour moi, la lumière était, c'est là encore, c'est une manière de figurer ceux qui sont morts, et j'ai voulu que la lumière respire très lentement, comme des humains qui respirent. Donc elle monte et elle descend très légèrement, comme un peu une sorte de souffle. Mais les miroirs noirs ou les lumières représentent ceux qui ne sont pas là, d'une manière, disons, abstraite. 27 anni senza risposte. Sono troppi. Sono dolorosi per le famiglie, ma, lo voglio dire senza alcuna retorica, sono dolorosi anche per chi vorrebbe contribuire a darle quelle risposte e non ci riesce, perché si trova di fronte un pezzo della storia d'Italia che sembra uno di quei mattoni del palazzo che nessuno è autorizzato a toccare. Su questa storia è stato detto tantissimo, è scritto tantissimo. E l'idea iniziale era di dare un impatto visivo ai giovani di oggi e di sollecitare in loro la curiosità di andare a documentarsi. Ecco perché l'idea è nata, è quella di fare due sezioni. La prima sezione è la sezione, iniziamo con le fotografie, che raccontano i fatti, senza nessun filo politico, raccontano soltanto i fatti. La seconda sezione è la sezione delle vignette, è la sezione più, diciamo, la satira, e lì non possiamo intervenire sul filo politico perché le vignette suscitano questo bellissimo ma anche drammatico messaggio della verità di Ustica. Vogliamo continuare a raccogliere documentazione sull'evento, sul contesto internazionale e nazionale, sullo scenario internazionale. Bisogna avere la possibilità, con tutti i materiali a disposizione, di ripercorrerli questi lunghi
gli anni, approfondire i problemi, rileggere i comportamenti dei vari protagonisti della politica e delle istituzioni. Sempre bisogna tornare a chiedere verità e giustizia per le 81 vittime innocenti e capire che l'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace non può essere dimenticato. Oggi noi siamo qui. Grazie.